Aiutateci ad aiutarvi è stato l'appello lanciato dal corteo promosso dall'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, scesi in piazza a Salerno per protestare contro il Ministero dell'Interno e i tagli dei lavoratori precari, i quali rappresentano il 75% delle forze del corpo e chiude i distaccamenti, caserme e nuclei specializzati. Al centro della protesta, sollevata da USB, la stabilizzazione dei precari e il mancato rispetto degli standard europei, che impongono un vigile del fuoco ogni 1500 abitanti. Oggi scendiamo in piazza per far sì che questi ragazzi che sono precari all'interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco vengano assunti. Praticamente noi in tutta l'Italia abbiamo una carenza di organico dettata da un riordino fatto dal governo e non ci sta bene. Noi diciamo basta a questa forma di precariato e vogliamo che questi ragazzi vengano assunti. Proprio per colmare quello che è il gap di carenza di organico. Questi tagli lineari non vanno bene per la salvaguardia della cittadinanza, quindi oggi praticamente noi scendiamo in piazza affinché la gente conosca la realtà, la vera situazione. I nostri politici prendono a cuore queste situazioni perché i precari nei Vigili del Fuoco non possono esistere. Praticamente noi chiediamo affinché questi nostri amici politici possano intervenire. Noi consegneremo al prefetto una proposta di legge affinché questi ragazzi vengano assunti. In questo momento c'è un limite d'età che è di 37 anni, però questi ragazzi fino a 55 anni possono svolgere attività lavorativa. Allora perché non stabilizzarli e assumerli anche senza il limite d'età? Mettono a fare altri lavori, eventualmente necessitano, risparmiando, quindi possono sistemare i mezzi, possono sistemare le caserme, possono fare servizi collaterali non al soccorso. Gli idonei fanno tutt'altro, quindi noi chiediamo che praticamente la nostra provincia di Salerno sia... il soccorso sia garantito in maniera capillare.